Formazione per l'abilitazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro è stata l'attività che ha visto coinvolti 30 studenti delle quinte e seste classi dell'Istituto De Sanctis di Avellino con il CSI Formations. Quanto è importante coinvolgere gli studenti in questi progetti? È fondamentale perché loro acquisiscono delle competenze diciamo trasversali con l'utilizzo della guida di questo trattore e poi anche per motivi di sicurezza, perché chiaramente durante questi corsi loro imparano anche il livello del rischio nell'uso di questi trattori. Con il CSI Formation appunto nasce questa sinergia e noi diamo questa grande opportunità ai nostri alunni. Un progetto importante con l'obiettivo di formare e abilitare sulla conduzione di attrezzature di lavoro specifiche. È un bellissimo progetto che l'Istituto De Sanctis ha voluto con la nostra collaborazione della CSI Formation. Noi siamo un ente accreditato Regione Campania, quindi da molto tempo organizziamo corsi, lavoriamo nel campo della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Parte dalle scuole laddove c'è bisogno proprio di diffondere dagli studenti che saranno i prossimi imprenditori e lavoratori questa cultura della sicurezza. Dopo la teoria gli studenti si sono cimentati con la pratica guidando proprio attrezzature agricole. Antonia Lapenta, anche tu oggi alla guida di questo trattore per la conclusione del corso di formazione, quanto è stato importante? Molto, è stato molto bello e spero che qualcun altro negli anni successivi lo farà. Ho voluto provare anch'io a farlo. Grande soddisfazione per la partecipazione e la risposta positiva degli studenti che hanno preso parte al corso, al termine del quale sono stati loro consegnati gli attestati di formazione. Ho fatto una prima settimana di teoria in aula dove è stato spiegato l'utilizzo in sicurezza della macchina, la struttura della macchina agricola. Oggi invece per la parte pratica, in collaborazione con Zavalloni, con le sue macchine agricole, stiamo cercando di portare avanti dei percorsi in sicurezza dove ogni ragazzo deve svolgere diversi test per avere il superamento dell'esame. Il corsista riceverà un attestato di formazione per l'utilizzo della macchina agricola.